Buonasera a tutti, siamo ancora nell'ottava di Natale, pertanto rinnovo gli auguri di tutta la fine a tutte le vostre scuole, ad ognuno di voi personalmente. È sorprendente, in aula virtuale già abbiamo superato i 250, 260 partecipanti, stanno arrivando man mano, questo è bello perché è segno appunto di apprezzamento, ma soprattutto dell'interesse che gode l'argomento che abbiamo proposto. L'avevamo già preparato fin dall'inizio dell'anno, eravamo in attesa dell'ordinanza che ci ha raggiunto il 4 dicembre e abbiamo attivato questa prima proposta di come possiamo in questo primo anno rispondere alle richieste dell'ordinanza e poi come possiamo prepararci nel pensare al 2021-2022, cioè come guardare al futuro. Qualche dato veloce, giusto perché è bene anche dire a questa attività che a un certo punto abbiamo, il 15 dicembre abbiamo chiuso le adesioni. Abbiamo avuto 477 iscrizioni che fanno capo a 200 scuole. Abbiamo chiuso perché? Perché non c'era la possibilità poi di lavorare nei gruppi dove abbiamo appunto ammesso un rappresentante per ogni scuola. Però non vogliamo mai lasciare fuori nessuno, sia all'incontro iniziale del 17 che a quello di oggi l'abbiamo aperto anche ad altri. Pertanto, oltre a questi 477, ne abbiamo anche altri che hanno dato la loro adesione. È stato un lavoro intenso, bello, di coinvolgimento sicuramente, e questo ha permesso di avere un'introduzione generale da parte del dottor Cristanini il 17 novembre, dicembre, 17 dicembre. Poi il 19 e il 22 due approfondimenti grazie al coordinamento della dottoressa Maria Paola Carraro e la disponibilità, che ancora una volta a tutti rinnovo il mio ringraziamento come moderatori di gruppo, dei sottogruppi, a Sor Silvia Argiolas, ad Angela Congiunti, a Marta Pressato, Angelica Zippo e Sor Flavia Zuccoli. Io ringrazio per questa disponibilità perché se stasera siamo a questo momento conclusivo è grazie anche a questa squadra che si è creata e che ha dato voce un po' a tutte le scuole che hanno partecipato. Prima di dare la parola al dottor Cristanini per la restituzione, per una rilettura di questo lavoro fatto in questi giorni, dico a Paola Carraro, dal 17 abbiamo avuto il primo incontro, dal 17 dicembre ad oggi, che cosa è avvenuto, con quale modalità e che tipo di adesione e partecipazione c'è stata? Grazie. Grazie, grazie Virginia. Allora, il lavoro si è svolto in due incontri, uno tenuto il sabato 19 dicembre, della durata di circa 2 ore, e allo stesso modo, quindi con sempre 2 ore di durata, martedì 22 dicembre. In entrambe le situazioni ci siamo visti in sottogruppi, anticipati nel primo incontro del 19 da una plenaria in cui ho avuto modo di spiegare come si sarebbe svolto il lavoro e nel secondo momento, quello del 22 dicembre, invece abbiamo deciso di comune accordo di vederci solo in sottogruppi perché il lavoro era corposo e quindi abbiamo pensato di utilizzare tutto il tempo a disposizione per lavorare in gruppo. La partecipazione è stata buona. All'incirca, ecco, in media eravamo una quindicina per gruppo, qualcosina di più anche nel secondo incontro, circa una ventina, e ci siamo dati dei compiti. Nel primo incontro abbiamo cercato di tradurre gli elementi di conoscenza legati alla valutazione che avevamo già dato nel periodo dall'inizio dell'anno fino ad ora, in elementi che potessero essere utilizzati nei giudizi come faremo per il documento di valutazione di febbraio, di inizio febbraio. E come secondo compito quello di dare una definizione, ovviamente in gruppo, dei livelli che sono i 4 livelli che saranno poi presenti nel documento di valutazione. Questo è stato il lavoro del primo incontro.
Nel secondo incontro invece abbiamo cercato di dare forma, di definire alcune tipologie di obiettivi, dandoci un punto di riferimento, quindi una classe di riferimento e anche un ambito di riferimento, un ambito disciplinare. In un secondo momento invece abbiamo cercato di lavorare in prospettiva futura, quindi abbiamo cercato di trovare gli strumenti e i modi di rendere funzionale la valutazione in itinere, quindi le verifiche, tutte le forme di valutazione che utilizzeremo da febbraio in poi, allo scopo di poi essere efficaci nella redazione dei giudizi di fine anno. Questo è stato il lavoro. Io mi sento di ringraziare a mia volta le collaboratrici perché ci sono stati anche dei piccoli incidenti di percorso che comunque abbiamo risolto anche in maniera veloce e tutte le persone che hanno partecipato ai sottogruppi perché nella stragrande maggioranza non sono state passive, anzi hanno collaborato in maniera piena, addirittura condividendo materiali delle scuole che io ho sottoposto all'attenzione del dottor Cristanini e in qualche caso hanno anche prodotto dei materiali ad hoc. E quindi non credo di avere altro da dire rispetto ai lavori di gruppo. Lascerei la parola al dottor Cristanini anche per utilizzare tutto il tempo che ci rimane per i suoi consigli e tutto ciò che ci vorrà dare come informazione rispetto al lavoro che ci aspetta per i documenti di valutazione. Grazie Paola, grazie a te e a tutti i moderatori dei sottogruppi che hanno permesso di arrivare ad oggi con molto materiale. E io adesso do la parola al dottor Cristanini, ma ricordo che c'è la possibilità nella sezione domande di inserire eventuali quesiti e come sempre saranno presentati al dottor Cristanini che poi alla fine ci darà anche una restituzione. Io auguro a tutti una buona serata, un buon pomeriggio tardi, vedete voi, comunque un buon lavoro. Grazie e a dopo. Prendo la parola, dunque, buonasera a tutte e a tutti, dove ci sono anche appunto i tutti. Il mio compito è quello di fare un commento critico ai materiali. Io utilizzerò i rapporti che mi ha mandato Paola Carraro e quindi pregherei anche i coordinatori dei gruppi che fossero eventualmente contrari alla condivisione di quel che loro hanno mandato, di segnalarlo alla Presidente, che poi me lo segnala appunto via WhatsApp o in altro modo, anche se non penso, insomma, che ci potranno essere particolari contrarietà, ma dobbiamo fare questa precisazione. Prima di fare un commento critico al lavoro dei gruppi, critico nel senso, come si dice, dell'amico critico, insomma, quindi non nel senso di critica svalutativa, ma proprio di riflessione su che cosa possiamo già ritenere ok e funzionante, che cosa può essere invece migliorato, che cosa ha bisogno di ulteriori riflessioni. Prima di questo un paio di precisazioni. La prima è sulla attività formativa che il Ministero condurrà e quindi, come già detto l'altra volta, dobbiamo tenerci in sintonia con l'evoluzione che la questione prenderà attraverso questi incontri formativi. L'8 di gennaio è previsto un incontro per i dirigenti scolastici, poi l'11 e il 12 mi pare altri incontri per i docenti. Credo che alle scuole arriveranno, o se non sono già arrivate, le indicazioni poi per la iscrizione e quindi il gruppo nazionale, anche in base ai quesiti che continuano a pervenire, probabilmente farà ulteriori precisazioni. Le FAQ del Ministero hanno superato le 30, quando ci siamo visti erano 6, mi pare. In questi giorni siamo arrivati ben oltre le 30 e quindi seguire le FAQ pure è indicativo dei problemi che le scuole stanno affrontando. Un problema che mi è stato segnalato da Maria Paola Carraro questa mattina, invece non c'è ancora, almeno nelle risposte alle FAQ giunte al Ministero, ed è questo. Le linee guida per la valutazione chiedono
consentono di rivedere i criteri di valutazione da inserire nel TOF entro il 25 gennaio, ma le indicazioni sull'aggiornamento del TOF avevano previsto come data limite quella di inizio delle iscrizioni, cioè il 4 gennaio. Da informazioni prese mi dicono che comunque la piattaforma rimarrà aperta e quindi anche questo problema ha trovato una facile risposta, visto che il Ministero ha dato tempo fino appunto al 25 gennaio per aggiornare questi criteri sulla valutazione nella scuola primaria, è ovvio che la piattaforma rimarrà aperta per le integrazioni del TOF. Ciò premesso, ho letto naturalmente nel tempo che ho avuto a disposizione i vostri rapporti e quindi comincerei immediatamente a condividere qualcuno di questi aspettate che chiudo qua il WhatsApp, per effettuare le mie riflessioni. Ora cominciamo dal primo di questi documenti che provvedo a mettere in condivisione. Dunque, un attimo solo, che qua maneggiare tutto lo strumento mi trovo già con qualche difficoltà. Allora, vediamo un po'. Telecamera e schermo. Professore, bisogna riattivare la telecamera. Sì, mi sono trovato un attimo in difficoltà perché non trovo più il modo di condividere lo schermo. Ho Allora, ancora il ruolo di relatore? aspetti. Può Eccomi qua. riprovare adesso? Bene, fatto. Ok, Adesso adesso ero vediamo. rimasto. Tutto chiaro Bene. adesso. Allora posso procedere. Bene, questo gruppo ha cominciato a ragionare sulla definizione della forma degli obiettivi da inserire. Ecco, commento, obiettivo trasversale. Nelle linee guida non si parla di obiettivi trasversali. Probabilmente qua si intendeva dire obiettivo trasversale ai nuclei tematici della disciplina, però ecco, all'interno delle singole discipline meglio non parlare di obiettivi trasversali, perché la trasversalità normalmente viene intesa come qualcosa che coinvolge più discipline, come qualcosa che richiede il contributo di più discipline, ad esempio per l'educazione civica. Parliamo di insegnamento trasversale con queste caratteristiche, proprio perché tutte le discipline possono offrire dei contributi. Qui gli obiettivi sono stati riferiti ai nuclei tematici, al di là dell'obiettivo trasversale, che rappresentano anche le competenze fondamentali nella disciplina. Ecco, l'altra volta avevamo detto che di riflettere questa opportunità o meno di riferire gli obiettivi ai nuclei tematici, che in alcuni casi è funzionale. Appunto, in italiano sappiamo tutti che queste sono le abilità fondamentali che coincidono con alcuni dei nuclei tematici. Però quando usciamo da ascoltare, parlare, leggere e scrivere, allora questa classificazione rischia di diventare ridondante. Comunque, insomma, meglio non parlare di obiettivi trasversali. Poi possiamo ragionare anche sul modo con cui sono espressi gli obiettivi, per cui ascolto e parlato, ecco, comprendere messaggi di vario tipo, beh, sì, comprendere messaggi di vario tipo, quindi comprendere messaggi sia di tipo orale sia di tipo scritto. Poi magari dirò qualcosa definizione degli obiettivi ancora. Dunque, mi ero segnato anche un'altra cosa, ecco, lettura.
leggere, analizzare e comprendere le caratteristiche delle diverse tipologie di testo, nella lettura non si tratta solo di comprendere le caratteristiche delle diverse tipologie, ma di comprendere proprio le informazioni fondamentali di un testo, il senso complessivo di un testo. Quindi la comprensione va al di là delle caratteristiche del testo, visto che poi soprattutto siamo in quarta. Ecco, quindi un paio di riflessioni critiche sulla formulazione degli obiettivi che richiede sempre una grandissima attenzione. Ecco, rendere funzionale la valutazione in itinere, già che c'eravamo, il gruppo ha ragionato su come collegare la valutazione in itinere alla valutazione poi periodica e finale. Ecco, è importante cominciare a sganciare la valutazione dai voti espressi in decimi e chiarire perfetto quali debbano essere gli obiettivi da raggiungere. I passaggi sono quelli un po' che abbiamo delineati. Dunque, il gruppo riflette che nell'attività scolastica sia più facile verificare la dimensione dell'autonomia e della continuità. La capacità di risposta nelle situazioni note e non note e le risorse mobilitate per portare a termine un compito, oltre che essere considerate in classe, sono spesso oggetto di osservazione nelle situazioni informali, ad esempio a mensa. Verissimo. Qualche altro gruppo ha sollevato una questione, dice, ma come facciamo a distinguere situazioni note e non note? E come possiamo definire una situazione nota rispetto a una situazione non nota? Allora, provo a inserire un'altra slide, spero senza dover cambiare lo schermo. Si vede l'altra slide che sto proiettando? Si vede la slide con le figure geometriche? Si vede. Okay. Si vede. Si vede. Ecco, questo è un quesito proposto in una prova in Valsi di qualche anno fa. Una prova in Valsi, appunto, di quinta primaria. Dice che un certo Andrea ha fatto un buco in un cartoncino e sotto si chiede qual è il pezzo che ha tagliato. Il pezzo, se uno guarda alle caratteristiche del buco, vede che è un buco che disegna una figura con quattro lati uguali e con quattro angoli retti uguali, ovviamente, perché sono tutti angoli retti. Questo dovrebbe far capire che si tratta di un quadrato. Bene, a questa domanda ha risposto correttamente il 31% degli alunni. Però cosa significa? Che normalmente l'alunno è abituato a vedere il quadrato nella posizione della opzione di risposta A, con la base parallela al quaderno, al banco, al libro, insomma, al posto dove è raffigurato. Se glielo mettiamo in posizione diversa non lo riconosce più. Questo è un compito presentato in modo non noto, in modo non usuale, che normalmente quando parliamo del quadrato glielo facciamo vedere nella posizione che descrivevo prima. Quindi insomma la differenza tra noto e non noto è questa. Noto quando io propongo un compito in una forma che l'alunno è abituato a vedere. Quando gli propongo un compito in una situazione non provata fino a quel momento, allora posso parlare di situazione non nota. Ecco, questo è un esempio, adesso in matematica viene bene, poi bisognerebbe riflettere con calma su esempi adatti ad altre discipline. Però fondamentalmente questo, insomma, noto è ciò che l'alunno ha già provato, è ciò che ha già visto. Sono compiti, sono esercizi, sono attività che ha già provato in quel modo. Se io gli ripresento in una forma diversa che lui non ha visto prima, posso parlare di situazione non nota. Ecco, sulle risorse mobilitate per portare a termine un compito, invece, come dicevo, nella conferenza del Ministero è stata data una spiegazione da parte della coordinatrice del gruppo nazionale, l'Elisabetta Nigris, che diceva
le risorse, quelle presentate dall'insegnante, sono quelle che un insegnante ha utilizzato e mostrato più e più volte, ma ho sentito anche altri esempi, vedremo se verranno utilizzati nelle prossime conferenze del Ministero. Ad esempio, se un alunno per eseguire una serie di operazioni con i numeri, per eseguire una serie di calcoli, utilizza il cartellone delle tabelline della tavola pitagorica che è appeso alla parete dell'aula, allora si dice che ha utilizzato una risorsa acquisita in altro modo, non una risorsa predisposta appositamente per quel compito, ma si è guardato intorno, oppure ancora addirittura se utilizza cose imparate anni prima, e imparate fuori scuola e così via. Personalmente continuo a ritenere che questa sia la dimensione un po' più difficile da capire, insomma, su cosa voglia dire utilizza le risorse presentate e predisposte appositamente dall'insegnante, oppure insomma utilizza risorse che ha acquisito in un altro modo. Per adesso dobbiamo arrivarci un po' per approssimazione, per intuito. L'ultima considerazione di questo gruppo, ecco, dice, ma si potrebbe aggiungere la parola correttezza ai quattro livelli proposti dal NIUR. Sì, questo è un problema, magari lo vedremo poi commentando di nuovo i quattro descrittori di livello, perché oltre alla parola correttezza mi è venuta anche un'altra riflessione. E noi nelle prove che facciamo normalmente siamo soliti dare un giudizio sul possesso o meno delle conoscenze e delle abilità che un determinato obiettivo descrive. Quindi anche questo può essere un elemento da considerare nella eventuale integrazione dei giudizi, ossia svolge i compiti noti, non noti, in modo autonomo, mostrando una padronanza delle conoscenze, delle abilità attinenti all'obiettivo. Ecco, poi vedremo come si può descrivere la padronanza, insomma, di solito si usano parole come mostra una padronanza delle conoscenze completa, piena, ampia, organica, sicura e via via, poi a livelli inferiori si scala. Quindi da questo primo gruppo trarrei queste prime considerazioni. Passo poi a un altro gruppo, dunque, eccolo qua, che pure fornisce una serie di spunti assai interessanti. Aumento un po', sperando che si veda. Ecco, questo gruppo ragiona sugli obiettivi distinti per annualità. Certo, non possiamo definire obiettivi uguali dalla prima alla terza, proprio perché la valutazione è riferita ai periodi di ciascun anno e gli obiettivi che le indicazioni prevedono alla fine della terza e alla fine della quinta vanno poi declinati, vanno rimodulati in obiettivi annuali. Nelle FAQ del Ministero, in una delle FAQ del Ministero, questo viene detto chiaramente. Bisogna ragionare per obiettivi annuali che si possono in qualche caso anche ripetere, perché poi più l'obiettivo è generale, meno un obiettivo è specifico, più diventa uguale di anno in anno. Spesso ciò che distingue un obiettivo da una annualità all'altra è un qualche riferimento al contenuto, insomma, produrre testi, in prima parliamo di test, semplici testi narrativi, e poi man mano arrivano i testi descrittivi, espositivi e in qualche caso i testi argomentativi, e questo magari che distingue il produrre testi dalla prima alla quinta. Ecco, gli obiettivi possono essere uguali nell'anno in modo da consentire un confronto tra primo quadrimestre e secondo quadrimestre, ma le linee guida e le FAQ dicono che questo dipende dalle scuole. Certo che se io giungo a definire obiettivi diversi tra primo quadrimestre e secondo quadrimestre, vuol dire che sono arrivato a definire proprio obiettivi molto specifici,
allora certo che da un quadrimestre all'altro si possono anche mettere obiettivi diversi, ma questo mi complicherebbe poi il modello grafico del documento di valutazione. Ecco, personalmente penso che la scelta di definire intanto obiettivi annuali e poi di prevedere per ciascuno di essi una valutazione nel primo e nel secondo quadrimestre possa sia un utile momento di sintesi e di equilibrio. Un obiettivo può non essere valutato nel primo quadrimestre? Certo, dipende dalla progettazione delle scuole. Tra l'altro, l'autonomia consente i vari, come si può dire, varie flessibilità temporali. Ci sono scuole che sperimentano il compattamento addirittura delle ore disciplinari, per cui una disciplina viene trattata in un quadrimestre e una nell'altra. Non succede nella primaria, ma nelle scuole superiori, dove ci sono molte discipline, per esempio le lingue, chi fa due lingue in qualche caso ha deciso di fare un quadrimestre una lingua e un quadrimestre un'altra, tanto per fare un esempio molto banale. E ora cosa succede? Ciò che non è stato fatto è semplicemente si segnalerà che in quel quadrimestre gli obiettivi di quella disciplina non sono stati affrontati. Qui la proposta è di scrivere non valutabile. Ecco, magari conviene pensare a un altro tipo di espressione. Beh, non valutabile in genere viene riferito come un qualcosa che dipende dallo studente. È stato sempre assente, perciò non è valutabile. In realtà, in questo caso, dipende dalla progettazione. Quindi, si potrebbe scrivere obiettivo non oggetto di verifica nel quadrimestre, obiettivo non affrontato. Ecco, obiettivo non affrontato probabilmente è un po' comprensibile da tutti, perché scrivere questo obiettivo non è stato oggetto di valutazione in questo quadrimestre, insomma, diventa molto lungo. Se si dice non affrontato, possiamo tranquillamente, insomma, lavorare con semplicità. Lo stesso gruppo pone una domanda, dice: ma noi in Campania siamo in DAD da ottobre e quindi come facciamo? Soprattutto in classe prima non abbiamo elementi per il primo quadrimestre. Beh, anche qui mi sento di dar la stessa risposta, insomma. È vero che la burocrazia a volte, come si può dire, dice, ma la valutazione è un adempimento, lo devi fare, ma non possiamo neanche dire il falso. Perciò, secondo me, se là dove, soprattutto in DAD è pienamente comprensibile che certe discipline, soprattutto gli obiettivi più significativi di quelle discipline, non siano stati affrontati efficacemente. Sto pensando all'educazione fisica, se uno lavora in DAD, certo. L'insegnante può far vedere esempi di esercizi e l'alunno nella sua cameretta li esegue, ma insomma, quella è didattica, poi la valutazione è un'altra cosa. Quindi si può semplicemente segnalare che per quel periodo didattico la valutazione non è stata effettuata. Certo che a fine anno dovremmo riuscire a valutare tutte le discipline, perché la legge ci dice che la valutazione è riferita a ciascuna delle discipline e poi anche all'educazione civica. Interessante le considerazioni finali di questo gruppo, che dice: ma il modello A3 è un modello che spaventa. È un modello che spaventa, però l'esempio A3, insomma, quello con i giudizi personalizzati sull'obiettivo e sull'alunno, è quello che consente di spiegare meglio, di descrivere meglio la situazione dell'alunno e propone degli esempi che mi sembrano assai azzeccati, insomma, ad esempio in matematica, giudizio descrittivo, primo quadrimestre, l'alunno conta e riconosce obiettivi, ordinare, comparare numeri, con numeri e quantità, insomma, operare con numeri e quantità, conoscere lo spazio e le figure. Descrizione del primo quadrimestre, l'alunno conta e riconosce numeri, ma mostra ancora difficoltà nel riordino progressivo delle quantità e nel meccanismo dell'addizione. Conosce i nomi delle figure e le riconosce spesso nella forma degli oggetti. Beh, questo è un giudizio descrittivo fatto molto bene. Quindi, se una scuola
come si può dire, ha già lavorato, è arrivata a questo punto evoluto nello scrivere i giudizi, e ben venga. Ecco, anche il Ministero, insomma, fa capire nelle sue comunicazioni, dice, per chi comincia adesso, lavoriamo sul modello 1, insomma, modello di base con gli obiettivi e accanto il giudizio. Anzi, nel primo quadrimestre, possiamo anche non mettere gli obiettivi, ma solo la disciplina. Se una scuola o perché è già in grado o perché in questi anni lavorerà, può arrivare al modello 3, perché è quello che meglio consente, come si diceva, di descrivere le situazioni di ogni alunno. Personalmente avevo anche ragionato su un modello intermedio che poteva essere come quello che sto proiettando, insomma, utilizzando proprio le espressioni dei vari descrittori di livello, come ipotesi intermedia rispetto al modello A3, dicevo, ma basterebbe trasferire si può dire, la descrizione dell'obiettivo dentro ogni livello, per cui se l'obiettivo è descrivere gli elementi caratterizzanti i paesaggi geografici italiani, allora l'alunno di livello avanzato, l'alunno o l'alunna descrive e confronta gli elementi caratterizzanti dei paesaggi geografici italiani in situazioni note e non note in modo autonomo e con continuità e così via negli altri livelli. Questo è un modo per inserire la specifica descrizione di un obiettivo dentro i vari descrittori di livello. È una ipotesi intermedia rispetto invece alle descrizioni più puntuali come quella proposta da questo gruppo. Quindi, insomma, un contributo interessante rispetto alle possibilità di lavoro. Ecco, questo tipo di giudizio ovviamente può essere facilitato dal fatto di avere già delle buone rubriche di voto. Se le rubriche di voto e le rubriche di certificazione delle competenze sono state fatte già con buoni descrittori di livello, beh, questi possono servire poi per questi nuovi descrittori degli apprendimenti. Faccio un esempio: in un gruppo mi è stato inviato così la rubrica di inglese in modalità CLIL. Ecco, se uno ha già delle rubriche rispetto alle varie discipline fatte in questo modo, e beh, da qui può ricavare facilmente i descrittori da utilizzare poi anche per gli apprendimenti. Bene, passiamo a un altro gruppo. Vado a cercarmi nel mare di documenti che ho aperto. Questo gruppo ha già provato a fare una sintesi degli obiettivi. Nell'intervento fatto il 17 ho sottolineato quella particolare attenzione che nelle linee guida è stata messa sulle modalità di definire gli obiettivi, sottolineando però che se noi enfatizziamo eccessivamente la caratteristica della osservabilità dell'azione dell'alunno e finiamo nello scrivere una miriade di obiettivi comportamentali, perché adesso italiano forse no, ma matematica, se noi scomponiamo gli obiettivi in azioni sempre più osservabili, ne otteniamo a centinaia. Che prendiamo il banale operare con i numeri, ma operare con i numeri cosa vuol dire? Contare in senso progressivo e regressivo, contare a salti, fare addizioni, ma fare addizioni con quanti addendi, con riporto o meno, fare sottrazioni, ma sottrazioni di che tipo, col prestito o no, e così via. Quindi se noi vogliamo rendere proprio l'azione estremamente precisa e osservabile, siamo costretti a spezzettare l'obiettivo in tanti di quegli obiettivi comportamentali che, insomma, non ci basta un quaderno per scriverli tutti. Allora si tratta di trovare il giusto livello di sintesi. Nelle risposte alle FAQ, il Ministero risponde più volte: scegliete
gli obiettivi più significativi. Però se uno ragiona, dice, ma cosa vuol dire più significativi? Non è che io nella programmazione metto obiettivi significativi e obiettivi non significativi. Come faccio a scegliere quelli significativi? Vuol dire che tutti gli altri che ho scritto sono banalità che ho messo lì in qualche modo? Allora probabilmente il messaggio va inteso così. Insomma, evitiamo gli obiettivi super analitici e vediamo di trovare la giusta misura, no, di obiettivi, come abbiamo detto l'altra volta, che siano, insomma, abbastanza comprensivi, non troppo astratti, ma neanche eccessivamente analitici. Tra l'altro, ho trovato una mia vecchia slide su altri errori, al di là della osservabilità o meno, che spesso si fanno nella definizione degli obiettivi. Ecco, tra le varie criticità che si trovano leggendo alcune progettazioni, si vede che a volte, anziché esprimere un apprendimento dell'alunno, si indicano intenzioni dell'insegnante. Quindi, anziché dire l'alunno si orienta, dice insegnare a orientarsi, oppure indicare azioni didattiche, tipo osservare il funzionamento della bussola, ma questo può essere un tipo di attività per raggiungere l'obiettivo di utilizzare la bussola. E indicare, ecco, questo è più insidioso, il processo di conquista dell'obiettivo, imparare a utilizzare la bussola, ma non è ancora l'obiettivo di apprendimento, perché l'obiettivo di apprendimento è utilizzare la bussola. Ecco, io penso che quando nelle linee guida qualche esperto di progettazione ha sottolineato l'importanza di scrivere obiettivi che esprimano veramente azioni dello studente, azioni dell'alunno, si riferisse a questo, insomma, evitare di usare verbi psicologicizzanti, evitare di utilizzare verbi che indicano qualcosa di non osservabile, quindi i famosi cogliere e interiorizzare, e cercare di utilizzare invece verbi che esprimono veramente una azione. Ecco, ad esempio, in questo caso si può evitare di scrivere saper operare con i numeri, perché in realtà l'azione osservabile è operare con i numeri. Viene spontaneo saper fare questo, saper fare quell'altro, ma saper fare non è ancora fare, quindi nella definizione degli obiettivi è consigliabile, appunto, partire direttamente col verbo che indica l'azione. Dopodiché mi pare che questo sia un livello assai accettabile di definizione degli obiettivi. Ce ne sono 4, 3, 2 a seconda delle discipline, e questo consente, appunto, una valutazione, direi, che non richieda più pagine e pagine di schede. Bene, andiamo avanti con qualche altro gruppo, sempre su questa linea. Ecco, gruppo, sì, anche questo gruppo ha posto la questione nel definire un numero limitato di obiettivi, e direi che su questo, insomma, siamo ok. Tutte le considerazioni che vengono fatte da questo gruppo sono ampiamente condivisibili. Ecco, a un certo punto il gruppo propone, ecco, gli indicatori. Ecco, quando io ho fatto gli esempi del 93 e del 95, oltre a quelli del 2004, ecco, nel 93 e nel 95 parlavamo di indicatori, adesso, ma quello era un esempio per vedere il livello di sinteticità da raggiungere. Adesso noi non abbiamo più da scrivere gli indicatori, ma dobbiamo scrivere gli obiettivi. Ecco, quindi gli indicatori del 93 e del 95 erano un esempio di come si può scrivere un numero limitato di obiettivi. Dopodiché
Ecco, non possiamo più usare questa parola nell'attuale documento di valutazione, lì dobbiamo scrivere proprio obiettivi. Bene, qui poi si fanno delle proposte, ecco, questa proposta non l'ho capita del tutto, nel senso che i descrittori riferiti ai vari livelli di voto poi ricondotti al livello da mettere nel nuovo documento di valutazione e non fanno riferimento ai descrittori di livello previsti dalle linee guida. Quindi penso che sia l'attuale, ecco, vengono riportate due proposte ancora da rivedere e perfezionare. E però non so se questi sono i descrittori che già esistono nelle rubriche di voto utilizzate, però per i nuovi livelli noi dovremmo usare i descrittori che il Ministero ci propone. Quindi l'alunno svolge compiti da solo con aiuto, in modo autonomo no, compiti noti, non noti e così via. Qui i descrittori sono insomma di tutt'altro genere e quindi su questo poi casomai se ci sono domande o spiegazioni in proposito ne potremo parlare. Dunque, che altro? In questo gruppo mi sono annotato che, ma dunque, come si può vedere se l'alunno lavora da solo o no? Come lo possiamo rilevare? Attraverso l'osservazione di come si lavora in aula, è l'unico momento, è l'unico strumento che abbiamo per rilevare l'autonomia o meno, quindi l'osservazione di come un alunno lavora. Poi che altri gruppi abbiamo ancora? Abbiamo un ultimo gruppo, dunque questioni aperte, dice tra il primo e il secondo quadrimestre cambieranno gli obiettivi, è meglio optare per obiettivi generali o annuali? E insomma lì ho già risposto. Si può anche optare per obiettivi quadrimestrali, però diventa un lavoro molto pesante. Meglio, secondo me, cominciare con obiettivi annuali che ci consentono anche una comparazione tra primo quadrimestre e secondo quadrimestre. Fermo restando che se un obiettivo in un quadrimestre non è stato affrontato, lo si scrive, ecco. Utilizzo di tabelle per annotazioni periodiche sulla base delle dimensioni, certamente iniziare ad utilizzare il linguaggio della nuova valutazione anche nei colloqui con i genitori e nel lavoro con gli alunni, certamente. Ecco, io ho provato a ipotizzarmi un modellino di scheda di valutazione in itinere che potrebbe essere questo, insomma. In questa prova, qual era l'obiettivo oggetto di verifica? Quindi, come l'ho proposto anche un gruppo, cominciare a restituire nelle valutazioni intermedie anche questa informazione. Che cosa volevamo verificare? Ad esempio, la conoscenza dei paesaggi geografici italiani, insomma, in modo che l'alunno e la sua famiglia capiscano che cosa siamo andati ad accertare. Quel compito è stato presentato in una forma nota o non nota e quindi abbiamo visto cosa può essere noto o non noto. Il compito l'ha svolto in modo autonomo o con aiuti esterni, questo lo rileviamo attraverso l'osservazione. Il compito è stato svolto con risorse fornite dal docente o utilizzando anche altre risorse. Qui, come ho detto, arriviamoci insomma, dire, in forma approssimativa, se gli abbiamo dato risorse apposta o se l'alunno le ha pescate da qualche altra parte, possiamo introdurre anche la dimensione della correttezza, almeno per i primi livelli, perché se l'alunno ha svolto certi compiti con l'aiuto dell'insegnante, si suppone che poi li abbia svolti correttamente, altrimenti sarebbe stato un aiuto, insomma, diciamo così, poco efficace. Quindi la questione della correttezza probabilmente ha a che fare con i primi due livelli piuttosto che con gli ultimi due. Oppure nel compito ci sono degli errori, ma se ci sono degli errori è bene dire quali sono, altrimenti l'informazione hai fatto degli errori all'alunno serve a poco. Valutazione formativa vuol dire ti dico
dov'è che il compito non va bene, potremmo anche aggiungere, se lo riteniamo, la dimostrazione della padronanza o meno di conoscenze e abilità attinenti all'obiettivo. Guardando un po' tante rubriche esistenti, di solito si usa, beh, piena e organica, qualcuno mette anche sicura, è il massimo. Completa, qualcuno lo usa per il livello massimo, oppure può essere anche usato per, insomma, un buon livello, ma che non è così pieno e soprattutto organico, nel senso che uno sa fare anche collegamenti. Il livello sufficiente, diciamo così, può essere definito come essenziale o basilare, e infine c'è il livello in cui una conoscenza è padroneggiata in modo parziale, incerto, da migliorare, ma se è da migliorare dovrei dare anche suggerimenti per il miglioramento, perché questo sempre richiede la valutazione formativa. Ti dico cosa hai sbagliato, ma ti dico anche cosa fare per migliorare, per non sbagliare più. Scheda colloquio. Il gruppo ha proposto anche una scheda per gestire i colloqui con i genitori. Ecco, parliamone. Sa organizzare autonomamente il proprio lavoro, molto, abbastanza, poco, non ancora, ok? Porta a termine in modo corretto compiti complessi. Lo fa molto, sì, insomma, intendiamoci, lo fa molto, lo fa abbastanza, lo fa poco, lo fa non ancora. Affronta situazioni non note. Ecco, è interessante questa distinzione, che di solito si abbina, no? Il livello della competenza vuol dire affronta compiti complessi in situazioni non note, inedite, però possono essere anche disgiunte, insomma. Ci possono essere compiti complessi in situazioni note e compiti complessi in situazioni non note, così come ci possono essere compiti semplici in situazioni non note. Ecco, allora, ad esempio, questo manca perché non solo i compiti complessi possono essere affrontati in situazioni non note, ma anche i compiti semplici. E ancora, un alunno che non fa queste due cose, ecco, l'alunno svolge quello che svolge compiti semplici in situazioni note, e come glielo comunichiamo? Che non basta dire non è ancora, non fa ancora, non porta ancora a termine in modo corretto compiti complessi. Beh, ma cosa fa allora? Ecco, perché non è detto che se non fa questo non sia capace di far niente. Quindi, insomma, si può integrare questa griglia con alcune di queste riflessioni. E così, insomma, ho fatto fuori una serie di schede, una prima serie di schede. Non so se su questo ci sono commenti. Ecco, mi arriva una domanda. Dice: con i bambini BES certificati è lecito scrivere con aiuto dell'insegnante? Beh, dunque, i BES noi sappiamo che sono una categoria vastissima, che i BES comprendono i disabili certificati, i DSA certificati, e vabbè, e poi abbiamo tutta l'ampia gamma di BES non certifica, o meglio, che possono essere anche certificati da qualcuno, ma non sono certificazioni che diano origine a particolari provvidenze in termini normativi. Con i certificati possiamo scrivere con aiuto dell'insegnante? E beh, certamente dipende dalla progettazione. Lì si parte dagli obiettivi dei piani individualizzati o personalizzati che sono stati definiti. Dopodiché si vede i compiti come li sa portare a termine, se da solo o con aiuto dell'insegnante. Direi che non c'è nessuna controindicazione a dire che un certo compito, una certa azione, uno lo sa fare, ma con aiuto dell'insegnante. Ecco, adesso io avrei bisogno di togliere un attimo la condivisione dello schermo in modo da aprire adesso una serie di altre schede che mi sono arrivate, in modo che così sono sicuro di non tralasciare nessuno. Allora, datemi qualche
attimo di tempo perché veramente qui i materiali che mi sono arrivati erano parecchi. Allora, andiamo sulla cartella contenente i vari materiali e apriamo gli altri. Eccone qua, primo l'ho aperto, secondo, poi il terzo. Il quarto, ci siamo quasi. Ecco emissione valutazioni. Mamma mia, quante ne abbiamo? Vabbè, lavoro intanto con quelli che sono riuscito ad aprire. Dunque. Rimettiamo in condivisione lo schermo. Eccoci qua, ripartiamo di nuovo con un gruppo. Dunque, questi sono i lavori sui livelli. Dunque, i registri online necessitano di una revisione dell'impianto, certamente il Ministero invita appunto a contattare i fornitori di software perché rendano i registri elettronici coerenti con la nuova valutazione e assicura da parte sua di aver già aperto un confronto con questi produttori. Dunque, rispetto a questo gruppo, direi bene, sì, le considerazioni sono condivisibili. Il nuovo modo di valutare ha una ricaduta anche sulla stesura delle programmazioni annuali, certamente. Ecco, si deve, ecco, importante questo, accogliere l'ambiguità del momento di transizione. Questo momento, abbiamo detto, di primo quadrimestre, insomma, c'è poco da fare, lì bisogna trovare il modo di far confluire ciò che è stato finora rilevato nei quattro livelli. Qualche gruppo ha anche proposto, dice, ma noi possiamo introdurre qualche ulteriore livello? Adesso c'è un gruppo, non mi ricordo quale, ha proposto di introdurre un quinto livello. Beh, non si può. Il Ministero l'ha anche chiarito in una delle sue FAQ, non mi ricordo se era la numero 32 o giù di lì, e dice, no, non si può introdurre altri livelli oltre a quelli che abbiamo. Una delle considerazioni che si fa spesso sulla valutazione scolastica è che chi valuta vorrebbe sempre introdurre proprio una sintonizzazione fine. Quando c'erano i voti è stato spesso criticato anche in forma ironica questa idea, no, di mettere le barre dal 6 al 7, dal 5 al 6 o 5 meno meno 6 più più, perché proprio si vorrebbe fotografare con millimetrica precisione la situazione di un alunno. No, noi adesso abbiamo i quattro livelli e quindi con quello dobbiamo arrangiarci. Adesso in questa prima fase poi si vedrà come trasferire, ripeto, gli elementi di valutazione finora raccolti nei quattro livelli. Poi per il futuro bisognerà abituarsi proprio a incasellare le valutazioni nei quattro livelli che ci sono consentiti. Ecco, qui sto cercando qualche altro commento da fare.
ma insomma non me ne vengono di particolari. Vediamo un altro gruppo. Dunque, ecco qua, questo gruppo dice, ma adesso in sede di prima valutazione, dice, vediamo di fare questo trasferimento dai voti ai giudizi. Dunque si può saltare la valutazione del primo quadrimestre. A un certo punto il gruppo, adesso non trovo la frase precisa, dice ma si può saltare la valutazione, eccolo qua. Se il documento di valutazione al termine del primo quadrimestre è obbligatorio, nel lavoro per competenze ci muoviamo nell'arco temporale di un anno, ma personalmente insomma devo dare una risposta burocratica che si può, abbiamo detto, dichiarare che alcuni obiettivi non sono stati oggetto, non sono di lavoro e quindi non possono essere valutati, ma saltare per intero il documento di valutazione, direi al termine del primo quadrimestre, direi proprio di no. Lì c'è una norma di legge che è l'articolo 74 del decreto legislativo 297-1994, testo unico delle leggi sulla scuola, che ci dice che ai fini della valutazione periodica e finale l'anno può essere suddiviso in trimestri o quadrimestri, e quindi la valutazione periodica è prevista da una disposizione di legge e niente ci autorizza a saltare questa valutazione periodica. Dopodiché vado proprio a salti, perché adesso commentare parola per parola non è facile. Se abbiamo individuato due possibili integrazioni ai giudizi, ecco, il compito è svolto bene o non è svolto bene? Ho fatto vedere prima che appunto il livello della correttezza può essere una delle integrazioni possibili. Anzi, vediamola meglio. Andiamo a prenderci di nuovo i quattro livelli. Ci dicono che ci può essere un alunno, partiamo dal più basso, in via di prima acquisizione. L'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente col supporto del docente di risorse fornite appositamente. Porta a termine compiti, probabilmente si parla di compiti semplici, perché se sono situazioni note e c'è bisogno del supporto del docente, difficile che siano compiti complessi, e se c'è il supporto del docente direi che è scontato che il compito poi venga svolto correttamente, altrimenti il docente interverrebbe. A proposito, in qualche griglia ho visto che si parla di livello in via di prima acquisizione, viene definito sempre in termini negativi, nel senso che l'alunno lì è incerto, sbaglia, fa errori, eccetera, eccetera. Lo spirito della valutazione non è quello, è quello di non tanto di indicare tutto ciò che manca, tutto ciò che l'alunno sbaglia, ma quel poco che è in grado di fare. Quindi poi se mi capitano in questa nostra rapida rassegna, magari le sottolineo, il primo livello è quello proprio di individuare, ripeto, quel poco che c'è, poi si capisce che se è poco manca tutto il resto che andrebbe conquistato. Livello base, l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note, quindi qui è l'alunno che ha acquisito delle conoscenze essenziali, basilari, e le applica in situazioni semplici, in modo autonomo però discontinuo, e se aiutato lo fa con continuità. Qui già il livello correttezza potrebbe essere introdotto, perché quelle cose che fa in modo autonomo dobbiamo capire se le fa in modo esatto o se invece ci sono degli errori. L'alunno porta a termine a livello intermedio compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo, quindi quando la situazione è usuale lavora autonomamente e fa sempre in modo continuo, sì, vuol dire che lo fa, porta a termine sempre i compiti. Il livello, dire che svolge compiti in modo corretto, ci dà un'informazione in più.
mentre i compiti in situazioni non note li svolge in modo discontinuo e non del tutto autonomo. Anche qua bisogna vedere se risolve compiti, non è il massimo poi delle, come si può dire, delle scelte lessicali, che si risolvono problemi più che risolvere compiti, ma insomma forse si voleva evitare di ripetere porta a termine compiti, si poteva mettere svolge compiti. L'alunno porta a termine compiti a livello avanzato in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove. Anche qui aggiungere il livello della correttezza non guasta. Come dicevo, potremmo anche aggiungere una nota sul porta a termine compiti in situazioni note e non note, evidenziando una padronanza delle conoscenze e delle abilità attinenti all'obiettivo, una conoscenza appunto piena se siamo a livello avanzato, una conoscenza essenziale se siamo a livello di base. Quindi potrebbero essere idee per integrare questi descrittori. Mi giunge notizia, non da voi ma dall'esterno, che qualcuno sta inserendo qui di nuovo la partecipazione, l'impegno. Le scuole, dicono le linee guida, certo possono integrare questi descrittori. Certo che partecipazione e impegno non riguardano l'apprendimento, riguardano il modo in cui l'alunno aderisce alla proposta della scuola. Quindi la loro collocazione propria dovrebbe essere quella del giudizio globale. Nessuno, credo, agiterà tuoni e fulmini se le scuole recupereranno l'idea della partecipazione e dell'impegno. Certo che si mettono insieme due cose diverse, insomma, conto è quel che l'alunno ha imparato e le manifestazioni di apprendimento che fornisce, un altro conto è se si è impegnato, se si è interessato e così via. Tornando al gruppo di prima che diceva, ma noi possiamo inserire anche la consapevolezza? Ecco, bisogna vedere come la inseriamo. Di che cosa è consapevole? Le scuole, come dicevo, possono ben integrare questi descrittori. Poi bisogna capire a cosa riferiremo questa consapevolezza. Bene, torniamo al... Ecco qua, proprio il gruppo che stavamo vedendo, la consapevolezza. Questo è un aspetto che probabilmente andrebbe un po' più chiarito. Un'altra cosa, dice, ma... bisognerebbe, è molto interessante quello che si dice qui nel punto 1.1, cioè nell'attribuzione dei voti in sede di scrutinio abbiamo sempre prestato molta attenzione alla differenziazione tra il 9 e il 10 e tra il 7 e l'8 spesso abbiamo avuto difficoltà. Per cui l'8, insomma, l'8 fa parte del, come si può dire, di quell'area dell'avanzato, mentre il 7, insomma, era il benino 7 più, che si diceva nelle barzellette, il 7 ci ha, non in barzellette, non in senso spregiativo per voi, ma insomma, ma il 7 come che indica un benino, ma non proprio il bene bene. Dice, il 7, l'uso del 7 piuttosto che l'8 ci ha permesso di aiutare le famiglie a prendere consapevolezza delle difficoltà del figlio. Sì, capisco che insomma, spiegare che sta andando discretamente, che però ci sono delle difficoltà che è bene conoscere, e niente, questo dovremmo trovare il modo di riferirlo nel colloquio col genitore. Insomma, un alunno che va, insomma, che va, non dico bene, ma che è qualcosa di più della sufficienza e che ha delle cose da migliorare, probabilmente sarà un livello intermedio, e poi nel colloquio spiegheremo meglio quali sono queste cose che non vanno, è proprio anche nella valutazione in itinere sulle singole prove che si esercita questa valutazione formativa. Cioè, il passaggio dei voti a solo 4 livelli ci preoccupa, quel che dicevamo prima, però dovremmo trovare il modo, insomma, di convivere. Ecco, come fare coi genitori? Sono abituati all'immediatezza del voto.
E dice: immedesimiamoci nel genitore che deve leggere gli obiettivi, il livello, la leggenda del livello. E questo è proprio un bel problema. Per questo, a mio giudizio, è proprio bene utilizzare pochi obiettivi e poi eventualmente si potranno allegare documenti esplicativi aggiuntivi, forse un foglio dove si spieghi bene cosa vogliono dire quegli obiettivi, in quali azioni concrete si possono poi concretizzare, si possono insomma sviluppare, magari anche i livelli stessi, spiegare un documento allegato in modo ancora più semplice che cosa vogliono dire, perché noi siamo vincolati come base di partenza ai descrittori ministeriali che possiamo sì integrare, ma non possiamo sostituire quelli ministeriali e non possiamo neanche tradurli nel documento di valutazione. Casomai possiamo allegare dei documenti descrittivi. Oh, dunque, vediamo qualche altro gruppo, mi sto avvicinando alla fine. Le descrizioni di livello non possono. Ah, ecco, qui questo gruppo. Mi pare che abbia, sì, qua dice, occorrerà distinguere due valutazioni in decimi 9 e 10, cioè nel livello avanzato, in pratica fare due descrittori di livello avanzato, uno per il 9 e uno per il 10. Beh, no, possiamo aggiungere un quinto livello dalla dicitura completo da affiancare a quello avanzato, ho già detto, no, i livelli sono 4 e bisognerà abituarsi insomma a utilizzare questi quattro. Poi c'era un passaggio che adesso dovrei ritrovare. Ecco qua, queste definizioni, dunque, tradurre gli elementi di conoscenza con quali modalità. Dunque, vediamo dimensioni base dei livelli. Dunque, autonomia nel dimostrare quanto ho preso, tipologia della situazione nota o non nota. Ecco qua. Dunque, è possibile pertanto, se si ritiene necessario, aggiungere questo, lo dicono le linee guida. Ecco, niente, non ho nulla da aggiungere a questo punto. Vediamo se mi manca qualcun altro. Dunque, vediamo un po' questo. Proposta, bozza, tabella, traduzione. Ecco qua. Vediamo questa proposta di traduzione delle osservazioni già raccolte dai voti ai livelli. Qui mi era venuto un dubbio. Dunque, autonomia, d'accordo. Tipologia della situazione l'abbiamo visto, risorse, ecco qua, continuità di manifestazione e apprendimento, completezza tra parziale e quasi, mi sfugge la differenza, quindi qua forse ci sarebbe da ragionare un po', che la completezza può non esserci, può essere parziale, può essere totale, il quasi, non so se si voleva dire quasi totale. Ancora, proposta nuova valutazione. Dunque, qui c'è una proposta di definizione dei livelli con una griglia accanto che insomma che spieghi meglio il significato di certe parole. Beh, sì, può essere una soluzione quella di aggiungere appunto una griglia esplicativa non al di fuori ma dentro il documento. Dal semplice al complesso, chi lo definisce in base a cosa? Ecco, semplice e complesso. È vero, semplice e complesso dipende qual è il punto di riferimento del semplice e del complesso. Qua
o lo facciamo intuitivamente o ci mettiamo lì proprio. Quando noi diciamo che l'alunno scrive semplici testi in classe prima, cosa intendiamo? Testi con quante frasi? L'alunno svolge semplici addizioni e cosa vuol dire? Semplici con quanti addendi, con quante cifre per ogni addendo e così via. Quindi sì, semplice e complesso chi lo definisce? Lo definisce l'insegnante. O il gruppo di insegnanti, perché semplice e complesso è sempre riferito a un qualche parametro che solo chi valuta poi può stabilire. Altrimenti semplice e complesso sì, sono come si può dire, parole evocative, ma insomma poi ognuno le può interpretare diversamente. Che altri commenti possiamo fare? Vediamone solo qualcun altro. Ecco, qui c'è una griglia di rubriche di valutazione. Questo non so se è frutto di qualche lavoro di gruppo o se è stato preso da qualche documento che circola in internet. Mi ricordo di aver visto un documento pubblicato da Orizzonte Scuola che aveva proprio questa struttura. Era un documento dell'Istituto Comprensivo Giuseppe Moscato di Reggio Calabria, se ricordo bene, che semplicemente ha preso le rubriche di valutazione delle competenze, utilizzandole poi per fare i giudizi degli apprendimenti secondo il nuovo modello. Beh, che dire, chi ha già, come ho detto all'inizio, rubriche di questo tipo potrà abbastanza facilmente fare i giudizi secondo il modello A3, cioè il modello in cui proprio si dà una descrizione non standard, quindi svolge compiti così, ma si descrivono proprio i compiti relativi a quell'obiettivo. Quindi se chi ha già rubriche di questo tipo è già avvantaggiato, chi non le ha, se costruirà rubriche di questo tipo, benissimo. Potrà così arrivare pian piano al giudizio descrittivo. Qui dunque c'è un'altra, mi è stata mandata un'altra griglia sulla descrizione del valore numerico della valutazione. Beh, questo è ciò che si fa già attualmente, è la rubrica di valutazione attualmente utilizzata, ma vabbè, da qui questa è quella che si usa adesso, poi bisognerà invece costruire le rubriche relative ai quattro livelli. Bene, io ho cercato frettolosamente di fare un commento un po' su tutti questi documenti che mi sono arrivati, che insomma sono una ventina di documenti. Che dire, ho cercato di dire più che potevo. Se adesso ci sono domande, ecco già me ne sono arrivate alcune, ecco, provo a rispondere. Come poter valutare durante le verifiche? Cosa annotare sul registro dal momento che i voti non sono più presenti? Come nell'esempio che ho fatto prima, bisogna annotare se l'alunno porta a termine i compiti da solo o meno, tipo quella scheda che ho fatto vedere prima. Insomma, questo compito era un compito semplice o complesso, noto o non noto, l'ha fatto da solo, l'ha fatto con aiuto, che padronanza ha dimostrato delle conoscenze legate all'obiettivo. Idem se uno ha il registro di classe cartaceo, ci sono gli spazi per le annotazioni e comunque, ripeto, tutti gli strumenti andranno rivisti per essere adeguati alle nuove valutazioni, perché nessuno strumento può, come si può dire, può sopravanzare quella che è una norma dello Stato. Se lo Stato ci dice che adesso i giudizi vanno espressi in quest'altro modo, quindi dobbiamo adeguare gli strumenti e non adeguare la norma agli strumenti. Ecco, nella scheda di colloquio iniziale, dice lei non ha utilizzato i livelli proposti dal Ministero. Non può essere confusivo utilizzare ancora altre categorie. Beh, no, calma, io ho presentato una scheda di colloquio proveniente da
uno dei gruppi, adesso non so se l'ho già chiusa, quindi non era una mia presentazione, non era una mia proposta, ma era qualcosa che è stato proposto da uno dei gruppi. Ma nel colloquio con i genitori, più che sì, bisogna comunicare il livello, glielo diciamo già per iscritto nel documento, ma poi bisogna spiegargli che cosa vuol dire quel livello. Quindi, ripeto, quando si parla col genitore, non è che stiamo lì a dirgli solo suo figlio a livello avanzato o a livello intermedio. Dobbiamo riuscire a spiegargli chiaramente che cosa ha imparato e che cosa dovrebbe ancora imparare eventualmente per conseguire un livello superiore. Qui provo a togliere adesso la condivisione dello schermo e a tentare di rientrare così in colloquio con tutti. Niente, io ho tolto la condivisione dello schermo. Adesso. Sì, va benissimo, Bene, la vediamo, sì, può procedere, bene, io sì. cerco di recuperare la vista perché smanettando qua devo aver chiuso qualche telecamera, ma comunque se ci sono altre domande, insomma, in diretta o qualche osservazione, facciamola pure, ecco, andiamo tranquillamente in colloquio. Magari, ecco, se ritiene, dottor Cristanini, le possiamo far pervenire anche via mail tutte le domande che stanno arrivando, che arriveranno, e poi magari vediamo se nelle FAQ del Ministero ci sono già risposte o al limite proviamo a dare ulteriori risposte. Cosa pensa? Ma sì, leggere con calma le domande consente di riflettere. Poi è chiaro che sarebbe interessante anche un'interlocuzione con chi le ha poste per capire bene, no, qual era il tipo di pensiero, come si è arrivati a formulare quella domanda, che cosa si voleva dire esattamente. Quindi ogni soluzione, insomma, ha i suoi pregi e i suoi limiti, ma comunque. Sì, questa può essere una soluzione, insomma, quella di inviare pian piano. Io volevo dire alla fine comunque che in soli 2 momenti di lavoro, beh, insomma, è stato fatto molto, nel senso che le questioni poste sono tutte ampiamente, come si può dire, ampiamente condivisibili, serie, quindi sono state fatte sia domande, poste questioni, sia sono state proposte soluzioni che al di là di qualche osservazione che ho cercato di fare su alcune parole, sia per quanto riguarda gli obiettivi, sia per quanto riguarda i descrittori, ma al di là di queste osservazioni direi che insomma si sono già scatenate molte energie positive, quindi complimenti per il lavoro fatto. Bene, grazie. Io penso davvero, condivido pienamente quello che lei ha detto perché è stato un lavoro intenso e sicuramente questo ci ha permesso di dare una prima risposta. Poi, ecco, adesso quando studieremo per la seconda fase, per accompagnare le scuole nella progettazione dell'anno 2021 e 2022, sicuramente troveremo anche più uniformità perché adesso avevamo più materiali, più cose perché in questo momento non si poteva fare diversamente. Io colgo l'occasione di ringraziare innanzitutto il dottor Cristanini che ci accompagna e ci dà sempre chiarezza di riferimento, la dottoressa Carraro per il suo coordinamento dei sottogruppi e sua Flavia Zuccoli, Cagionti, aiutami, Suor Silvia, e poi chi c'era? Angelica Zippo, e poi la tua, aspetta che dimentico, Paola, Ressato.
Apprezzato, ecco, che adesso Paola, io pensavo dalle domande che sono pervenute, le raccogliamo e magari vediamo di inviarle al dottor Cristanini per vedere se riusciamo a dare ulteriori precisazioni alle scuole. Io mi fermo, ma do volentieri la parola a Sor Paola Murro, che intanto ci ha raggiunto, che lei è la referente del progetto Hashtag Vogliamo Fare Scuola della FIDE, e di dire: stiamo concludendo un 2020 tribolato e ci stiamo proiettando nel 2021. Stiamo vivendo un anno scolastico eccezionale perché tutto è nuovo, ma la FIDE, e do la parola a lei, che è la referente per questo progetto, come sta accompagnando, ma soprattutto come vorrà continuare ad accompagnare le scuole. Prego. Innanzitutto buon pomeriggio a tutti e tanti auguri, visto che siamo nelle festività natalizie ancora. Auguri per l'anno che terminiamo e per quello che viene. Credo che le parole le abbia già espresse abbastanza la Presidente, però colgo l'occasione di questo webinar così completo per tanti versi, poi il cammino bisogna ancora farsi, ma sicuramente tante linee guida sono state tracciate oggi, ma anche le volte precedenti nei lavori di gruppo. Ecco, vorrei semplicemente ricordare che anche questi lavori e questi webinar fanno parte proprio del programma Vogliamo fare scuola, come ha già detto la Presidente poc'anzi. Un programma che ha avuto così come scopo e come intento quello di condurre le scuole, accompagnarle nella semplicità, ma anche così servendoci di specialisti lo scorso anno e attualmente, per poter affrontare l'inedito, in modo particolare da marzo dello scorso anno ad oggi, ma non solo, ecco, l'intento era proprio quello di scambiarci le buone pratiche, confrontarci e aumentare sicuramente il lavoro di rete tra le scuole FIDE. Per cui, come ha appena detto Virginia, ecco, il programma proseguirà nel 2021, ma nella fase 2, che appunto abbiamo già attuato da settembre, riflettuta e proposta dal Consiglio nazionale a Palermo lo scorso agosto. Ecco, ne approfitto per chiedere anche alle scuole qui presenti, ma chiaramente anche con uno scambio tra noi, se ci fossero delle esigenze particolari, degli argomenti che si desidera che la FIDE possa affrontare e proporre alle scuole, sicuramente fateceli presenti e noi ci adoperiamo per poter fare in modo che ecco, questo accompagnamento continui nel modo adeguato. Intanto ne approfitto per ringraziare in modo particolare la Presidente che ha proposto, che ha promosso e favorito tutto ciò e il Consiglio nazionale che chiaramente lavora in questa direzione. Io taccio e ne approfitto ancora per augurare buona serata e buon 2021. Microfono. Ecco, grazie Sor Paola, che questo ci proietta al futuro, e ringrazio ancora il dottor Cristanini, dottoressa Carraro, tutte le moderatrici, ma soprattutto anche tutte le scuole che hanno rinnovato la loro stima e la loro fiducia con la loro presenza. E ricordo le tre S che abbiamo scelto per quest'anno scolastico: lavoro in sicurezza, lavoro di squadra e sollecitudine nelle risposte. E questo è la seconda S, un lavoro di squadra, un lavoro importante perché da soli non possiamo andare più da nessuna parte. Insieme possiamo condividere, trovare stimoli, trovare opportunità perché il nostro servizio sia sempre più qualificato. Grazie a tutti, buona conclusione di un 2020 molto, molto bizzarro, e auguro a tutti un felice 2021. Arriveremo per la valutazione con la nuova proposta che ci guiderà verso l'anno scolastico prossimo. Buona serata a tutti e buona conclusione di questo 2020. Arrivederci.